puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei loro sogni. Eleanor Roosevelt, scrittrice statunitense, nata nel 1884, vissuta fino al 1962. Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei loro sogni. Le cose che credi, le vedrai nascere. Se ci credi veramente, le cose che tu pensi e credi in fondo, le vedrai nascere, le vedrai crescere. È come un seme piantato. Se tu ci credi e lo semini, quel seme porterà frutto. Se tu ci credi e prendi del seme e lo pianti nel tuo giardino, quel seme porterà frutto secondo la sua specie, a suo tempo, a suo momento. Forse qualche pianta morirà, forse qualche pianta diventerà solo un filo d'erba, forse qualcuna non si svilupperà del tutto, ma se ci credi, se ti prendi cura dei tuoi sogni, se i tuoi sogni non sono sogni inutili ma sono sogni veri, e se ci credi veramente, queste cose cresceranno. Cresceranno dentro di te e cresceranno attorno a te. In una famiglia non basta dire vogliamo un figlio. In una famiglia per avere un figlio bisogna amarsi. Ma anche quando comincia una gravidanza bisogna crederci. Perché la prima cosa che incontri sono le nausee, sono i disturbi, sono le difficoltà, sono un senso di inadeguatezza, sono a volte così questo disagio che la moglie vive, che a volte lo si vive insieme nel matrimonio, ma pure in questa gravidanza qualcosa di speciale sta nascendo, qualcosa di speciale sta crescendo, una nuova vita si sta formando, ma è ancora tutto nascosto. E a volte noi viviamo solo le nausee della gravidanza, le difficoltà, i problemi, ma così è nella vita. Le cose che crediamo, le cose che seminiamo, dobbiamo crederci profondamente, crederci fino in fondo, e anche di fronte alle nausee, alle difficoltà che ogni gravidanza porta, non ci lasceremo scoraggiare, non ci lasceremo derubare del frutto finale. Non rinunceremo a una gravidanza e al bambino solo a causa delle nausee o delle difficoltà che si incontrano in una gravidanza. E così nella nostra vita, se ci crediamo davvero, se crediamo veramente nella bellezza dei nostri sogni, beh, avremo la grazia di vederli crescere. Se affidiamo a Dio i nostri sogni, come ogni cosa che ha vita viene nutrita e benedetta dal Signore, perché è Dio che ha la capacità di far crescere i nostri sogni, la capacità di far crescere quello che crediamo in fondo al nostro cuore. È Dio che è capace di trasformare il nostro amore in una vita nuova. È così che quel bambino diventa un bambino e ci credi anche se non lo vedi ancora. E vivi i disagi di una gravidanza pur di vedere nascere e crescere questo bambino. È così che la tua vita possa coronare questi sogni, che questi sogni non rimangano solo sogni ma diventeranno una realtà. Ci devi credere. Credici fino in fondo. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.